Fuga! E che è? Il maestro vuole forse insegnarci come si fa a scappare da scuola durante gli orari delle lezioni? Come si fa a dribblare le interrogazioni? Come si fa a scansare compiti in classe da fini? Eh no, cari ragazzi e care ragazze, proprio no. Anche perché forse i miei colleghi e le mie colleghe potrebbero non essere proprio d'accordo sull'insegnarvi certi escamotage per svignarvela dagli impegni scolastici. No, sto parlando di un genere di composizione musicale, anzi, verrebbe da dire il genere, perché la fuga è in assoluto la regina della composizione musicale. Che cos'è allora in musica una fuga? Bene, se apriamo qualsiasi forbito manuale di teoria musicale, troveremo che la fuga è una struttura contrappuntistica estremamente avanzata dove soggetto e controsoggetto sviluppano un intreccio dettato dalle regole delle armonie e del contrappunto in maniera tale da costituire un'esposizione, un piano di divertimenti, anche più di uno, una ripresa, uno stretto, una conclusione. E chiaramente non ci avete capito nulla. E come voi, cari ragazzi, la stragrande maggioranza delle persone che oggi, nel 2021 e spero anche nei prossimi anni, approccerebbe per la prima volta la fuga come pagina musicale. Cerchiamo allora di trovare un'immagine o un sistema di ragionamento che sia un pochino più vicino a quello che la stragrande maggioranza delle persone, giovanissime come voi o anche adulte, ha un po' più chiaro per poter riflettere su concetti che altrimenti sono un po' tanto difficili. Poniamo una partita di calcio, di basket, di rugby, di qualsiasi sport full contact, cioè dove i giocatori si incontrano proprio, si toccano, hanno il contatto fisico. Bene, poniamo due squadre che disputano questo match. Squadra 1 la chiamiamo soggetto. Squadra 2 la chiamiamo controsoggetto. L'arbitro fischia. La squadra del soggetto dà il calcio d'inizio o fa la prima azione. Subito, immediatamente, la squadra contro soggetto comincia uno schema di gioco per intercettare il gioco avversario e così va avanti fino a che le due squadre, così all'inizio della partita, non si sono scrutate bene, non hanno cercato di vedere l'avversario come gioca, come instaura la strategia di gioco per cercare di cavarsele ed andare a punto. Perché la partita possa andare avanti e non stia in stallo, non si possono usare gli stessi schemi. Allora bisogna creare schemi nuovi di gioco per poter cercare di sorprendere l'avversario. E così via, fino a che a un certo punto, mamma mia, abbiamo passato i 2/3 della partita, stiamo per andare verso la finale. Bisogna allora a un certo punto accelerare i ritmi. E allora così gli schemi si intrecciano, magari si fa qualche cambio di qualche giocatore, si cerca qualche strategia, qualche trucco, qualche stratagemma, fino a che corri, 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 corri. L'arbitro fa il suo triplice fischio e la partita è finita. E nel caso della fuga, la partita fra soggetto e controsoggetto possiamo dire che finisce pari e patta. Perché? Perché non vince nessuno dei due. In pratica, con questa immagine divertente, che forse è familiare alla grande maggioranza di noi, vi ho spiegato come funziona la fuga in musica. Cioè, un'idea musicale che si chiama soggetto, che si trova a dialogare secondo le regole dell'armonia e della musica in generale con una seconda idea musicale che si chiama controsoggetto. E un po' come nella squadra di calcio, queste due idee prima vengono esposte, no, nei primi schemi per vedere un po' come funzionano, poi si inseriscono elementi nuovi, che si chiamano divertimenti, perché bisogna un attimino rinnovare questo materiale musicale. Non possono essere sempre le due idee che si inseguono in questo modo perché ci si annoia. Poi a un certo punto bisogna che le idee musicali originarie rientrino in gioco perché altrimenti ce le siamo scordate, ci siamo dimenticati di cosa stiamo parlando, che cosa stiamo ascoltando. E questa è la ripresa. A mano che si va verso la conclusione, bisogna un po' aumentarle il ritmo delle entrate di queste due idee musicali che si inseguono e allora si crea quello che si chiama lo stretto. E poi
poi la loro conclusione, dove, ripeto, non c'è un vincitore o un vinto, è una partita che finisce in parità e dove il risultato è la bellezza, l'emozione, la profondità, l'intensità di pensiero che c'è stato dietro alla scrittura, alla composizione, all'esecuzione e all'ascolto di una pagina come questa. Non dico altro e non aggiungo ulteriori complicazioni, perché per poter capire dal punto di vista tecnico-compositivo cos'è una fuga ci vogliono studi specifici. Ma perché dovremmo privarci noi, semplici comuni mortali, di un genere musicale così piacevole e che ci fa tanto, tanto bene ascoltare? Eh già, ragazzi miei, ascoltare la fuga, qualsiasi fuga, ci fa tanto tanto bene. Ma come ci fa bene e a cosa? Ragazzi, noi siamo continuamente bombardati non solo da tantissimi messaggi del mondo musicale, di suoni, fra internet, web, pubblicità, qualunque genere di bombardamento. A volte lo subiamo, altre volte ce lo provochiamo perché ci mettiamo le cuffie nelle orecchie o accendiamo in auto la radio a tutto volume, chi si è visto si è visto, il santo silenzio non c'è mai praticamente. Oltre che questo, la nostra vita spesso si fa pesante, ritmi molto elevati, tanti impegni che si accapigliano, a volte arriviamo alla fine della giornata che ci sentiamo veramente col cappio alla gola, sfiniti, spiatati, 3.000 pensieri che si accavallano, 3.000 emozioni che non si riordinano, 3.000 preoccupazioni che ci assalgono. Come si fa? Ecco, vedete ragazzi, la fuga serve appunto a questo. Ci mettiamo lì, seduti, sdraiati, tranquilli, magari anche pronti per andarci a riposare, oppure pronti per poi poterci dopo metterci a studiare. Ci prendiamo quei 5, 10, 15 minuti, quello di cui uno ha bisogno, e ci mettiamo ad ascoltare una fuga, facendo questo piccolo gioco. Riconosciamo la prima idea musicale che viene subito pronunciata dall'esecutore, il soggetto, e facciamo mentalmente il gioco di tentare di riconoscerlo mentre le 2, 3, 4, 6 voci di cui è fatta la fuga scorrono. Come dire, lo sentiamo che ricompare, eccolo, 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 eccolo. E mentre facciamo questo giochino, senza che noi ce ne accorgiamo, abbiamo disconnesso la mente dalle nostre preoccupazioni, dalle nostre tensioni, dai nostri pensieri, le nostre emozioni. È come se tirassero il respiro, se rifiatassero un attimo, il nostro cuore rallenta un po', il fiatone che sentiamo dentro per tutti gli impegni che abbiamo si stempera, ritrova il suo ritmo sereno e tranquillo. Tutto questo mentre stiamo ascoltando una fuga, quel genere musicale che ha proprio il compito, mentre ce lo godiamo con la nostra mente e il nostro cuore, di mettere ordine dentro di noi, di permettere che la nostra interiorità venga riordinata dalla magia e dalla bellezza di questi suoni che scorrono dentro a dei severi binari che sono le regole dell'armonia e del contrappunto, ma fra questi due binari ci stanno oceani di fantasia. Certamente non consiglio di cominciare da fughe molto complicate da ascoltare, fughe di 6, 7, 10 minuti. Dobbiamo fare un po' di palestra anche intellettualmente parlando. Allora, un piccolo consiglio che vi do. Cominciamo ad ascoltare i piccolissimi versetti in stile fugato di Domenico Zipoli, compositore toscano nativo della bella città di Prato. Tanto per farvi capire questo tipo di esercizio, proviamo ad ascoltarci uno dei versetti della raccolta in Do maggiore di Domenico Zipoli. Ecco, questo è il tema, quello che possiamo chiamare soggetto. Ed ora ascoltiamoci questo pezzettino, questa idea musicale, come viene
sviluppata all'interno di quelli che sono, ve lo prometto, neanche 50 secondi di ascolto musicale. Me li concedete 50 secondi, vero? Voi siete bravi, buoni e impegnati nello studio. Buon ascolto e buon divertimento a cercare di individuare quando entra il tema, quando entra il soggetto.